Arrivo io, ti chiamo, ti dico: guardi, ti regalo 1 milione di euro. Cosa pensi tu? Ma magari non ci credi, no? È una truffa, chiaramente. Però magari ti stuzzica l'attenzione. Ti sto chiamando perché abbiamo un'opportunità incredibile solo per oggi, che stiamo chiamando per proporre un qualcosa di incredibile che in soli 3 giorni ti farà svoltare totalmente la tua attività e anche la tua vita. Tutti trovano tempo per le cose che gli interessano e non per quelle che non gli interessano. Quindi se uno non ha tempo, non l'abbiamo interessato. Mi ha detto che non aveva tempo, perché ti ha risposto allora? Se non aveva tempo, perché ti ha risposto al cellulare? Ma mi ha detto che era davanti a un cliente, perché ti ha risposto davanti a un cliente, se era davanti a un cliente? Secondo me è una persona che non è interessata e bisogna interessarla. E ci sta che appena la chiamiamo non ha tempo perché non è interessata, perché bisogna ancora uncinarla. E quando, per dire a noi, bisogna essere preparati, no? Quando noi ci chiedono, non ho tempo, ci dicono non ho tempo, guarda adesso non ho tempo, ti ricordi che ti sei iscritto? Sì, ma guarda adesso non ho tempo, lo so che non hai tempo, ti ho chiamato per questo, lo sapevo prima di chiamarti, proprio perché non hai tempo. Dimmi una cosa, qual è il tuo problema più grande in questo preciso momento? Tanto per non sprecare il tuo tempo, Giovanni, perché so che sei impegnato sicuramente, mi potresti dire qual è il tuo problema più grande in questo momento con la tua attività? Se ho già fatto il drop dell'uncino. Se io non ho fatto il drop dell'uncino, guarda, il motivo per cui ti chiamo è perché noi cerchiamo chi come te, mi dice non ho tempo. Ok, solo 30 secondi. Se io ti dicessi che sgancio un uncino forte, finché non mi riattacca, lo posso interessare. È chiedergli un problema. Prima devo interessare e poi interessarmi. Quindi, prima di chiedere qual è il tuo problema più grande, devo aver sganciato l'uncino. È come un opt-in page. Se uno si è iscritto ad un opt-in page, no? Io uso lo stesso uncino dell'opt-in page. La chiamo. Ciao, guarda, noi stiamo cercando proprio delle mamme come te che vogliono tornare in forma dopo la gravidanza. Tanto per non sprecare il tuo tempo, ho sganciato un uncino, ho interessato. Se questa qui mi dice no, non me ne frega niente, probabilmente o ancora non ha recepito il messaggio, oppure magari non è una mamma che vuole tornare in forma dopo la gravidanza. In quel caso. Però noi, quando chiamiamo, la maggior parte delle volte sono meccanismi di risposta automatici. Chiamiamo a freddo anche una persona che è in lista. In quel momento la chiamiamo, la stiamo interrompendo ed è normale, dobbiamo essere preparati a questo. Stiamo interrompendo qualcosa che sta facendo. Magari quello sta in giro con la ragazza, lo chiamiamo e no, adesso guarda, non ho tempo, però ha risposto. Perché ha risposto? Perché era curioso di sapere se c'era qualcosa che gli interessava da quel numero che lo stava chiamando, no? Quindi io cosa devo fare? Devo interessarlo prima. E poi, dopo che l'ho interessato, interessarmi con le domande. Perché se gli faccio domande subito, dice perché mi stai facendo queste domande? Se invece prima gli sgancio l'uncino e poi gli faccio le domande per capire, vuol dire che prima gli prometto una cosa, poi dimostro il rispetto del suo tempo e anche del capire che non sono un fuffarolo, perché prima voglio capire se ti posso aiutare. E questi due connubi mi interessano teoricamente, se faccio le cose correttamente, la persona. Super spot per noi! Allora, se ti sta piacendo questo contenuto, è il momento di fare il prossimo passo. Il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di 3 giorni a Rimini, codice 1%. La prima volta che lo faccio, ti assicuro che ti cambierà la vita. Se sei un dipendente, professionista, imprenditore, qualsiasi posizione tu abbia, cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree. Trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la migliore offerta. È il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo. Clicca qui. Quando è l'ultima volta che ti sei allenata? Se mi risponde, vuol dire che ho cominciato a uncinarla un po'. Se non mi risponde, no, guarda, adesso non ho tempo. Chiaro, lo so che non hai tempo, ma ti interessa tornare in forma? Hai avuto un bambino da poco? Se mi dice sì, ok, ti interessa tornare in forma? Sì, ma ok, guarda, dimmi solo una cosa, 30 secondi. Quando è l'ultima volta che ti sei allenata? Sarà 3 anni. E qui ho già cominciato a comprarmi, come nel copy, ogni riga mi deve vendere la riga successiva. Una mail, in una landing page, qui è la stessa cosa. Ogni parola che dico, soprattutto una chiamata a freddo, mi deve vendere altri 30 secondi. Dove mi apro la finestra di aprire una conversazione e quindi fare stretch gap, perché poi gli chiedo il problema e gli chiedo se ti dicessi di tornare in forma, non come quando avevi 20 anni magari, ma quando ne avevi 22. Mi daresti 5 minuti del tuo tempo per capire se abbiamo la soluzione giusta per te e in caso positivo mostrartela? Questa si chiama Magic Question, ipoteticamente parlando. Però prima devi interessarla, se no non ha senso, chiaramente. Non ho tempo, non ero interessato, mandami una mail, richiamami più tardi. Sono tutti meccanismi di risposta automatica. Ah, già mi sto facendo seguire. È un meccanismo di risposta, bisogna essere preparati a rispondere. Fantastico, chi si fa seguire già da qualcuno con noi ottiene i più risultati. Dimmi una cosa, se c'è una cosa che aggiungeresti alla persona che ti segue, a quello che fa la persona che ti segue, quale sarebbe? Ah, non lo so, pensaci, solo una cosa. Quale sarebbe? Ah no, magari una nutrizione, perché mi fa solo allenamento. Ah, ok. E secondo te che risultati potresti raggiungere in più grazie alla nutrizione? Ah no, magari sarei più tonica, ridurrei il grasso qui, nei fianchi e anche questo qui. Fantastico. Senti, se io riducessi e togliessi tutto quel grasso lì, ti rendessi tonica nei prossimi 60 giorni grazie alla nutrizione, mi daresti 5 minuti del tuo tempo? Mi ha detto il suo problema, glielo tolgo.
e adesso ho il suo interesse. La cosa principale è non credere a quello che dicono ed essere pronti a interessare, ad essere allenati a interessarli più di quanto il loro meccanismo di risposta automatica è allenato da quando sono nati ad oggi.